L'8 dicembre 1965 si chiudeva il Concilio Vaticano II, 45 anni fa. Ne parliamo con Roberto De Mattei, autore di Il Concilio Vaticano II, una storia mai scritta. Questo è il suo libro, edito da Lindau. Eccolo qua. E Roberto De Mattei è storico e anche vicepresidente del CNR. Benvenuto. Grazie, buonasera. Dunque, è trascorso quasi mezzo secolo dal Concilio Vaticano II, eppure si continua a discutere del suo significato, delle attese che lo accompagnano e lo accompagnarono e lo accompagnano, delle conseguenze che ha avuto all'interno della Chiesa e sull'intera società. Ecco, cominciamo proprio da qui. Il Concilio Vaticano II è durato 3 anni, dall'11 ottobre del 62 all'8 dicembre del 65, come lei ha ricordato. È stato il 21esimo concilio della Chiesa e direi la sua novità, o una delle sue novità, è stata proprio il fatto che mentre la maggior parte dei concili precedenti si erano occupati soprattutto di problemi strettamente teologici, di dogmi e si erano rivolti soprattutto in primo luogo al mondo dei cattolici, invece il Concilio Vaticano II è un concilio che si è presentato come concilio pastorale, che si è posto il problema di parlare in modo nuovo, in modo diverso al mondo moderno e quindi ha avuto un impatto forte sulla società del proprio tempo. E una delle ragioni del fatto per cui si parla ancora oggi del Concilio è perché se il Concilio è durato 3 anni ed è finito nel dicembre del 65, al Concilio è poi seguito un post-Concilio. E il post-concilio sotto un certo aspetto non è ancora terminato, concluso. Non è ancora perché? Concluso. Che problemi pose, che cambiamenti pose il post-concilio nella società? Benedetto XVI, il Papa Benedetto XVI in un suo discorso ha evocato questa metafora, una metafora che è di un padre della Chiesa, San Basilio, cioè ha paragonato il post-concilio a una battaglia navale nel corso della notte, e quindi è quanto di più caotico ci si può immaginare, perché non è solo una battaglia, ma è una battaglia navale, per giunta è nel corso della notte. E cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che al Concilio non è seguito quell'epoca di tranquillità, di sole nella Chiesa che molti avevano auspicato, ma è seguito un'epoca di contrasti, di tensioni, di conflitti all'interno stesso della Chiesa, e da qui la discussione del Concilio, una discussione che vede posizioni diverse, linee diverse, ed è in questa cornice, diciamo così, che si inserisce il mio libro. Ecco, e infatti questo volevo chiederle. Lei, una storia mai scritta è il sottotitolo. Sì. Qual è questa storia mai scritta sul Concilio Vaticano II? Una storia mai scritta non tanto perché... non ci viene a raccontare retroscena i segreti del Vaticano? Diciamo, non tanto mai scritta perché vengano prodotti dei documenti particolarmente nuovi, particolarmente straordinari, quanto perché per la prima volta si tenta una ricostruzione storica delle vicende, cioè di quanto è accaduto in questi 3 anni, basandosi soprattutto su documenti d'archivio naturalmente, ma su diari, testimonianze, memorie, cioè sulla voce dei protagonisti, una voce che è emersa, diciamo, lentamente nel corso degli ultimi anni. Che lei ha raccolto come? Io ho raccolto innanzitutto attraverso una ricerca di archivio che mi ha portato non solo, diciamo, a Roma e in altre città italiane, ma in Francia, in Belgio, dove esistono i principali centri di documentazione sul Concilio. Ed è stato, diciamo, molto interessante perché molto materiale è stato già pubblicato, non tutto è inedito, ma forse non era mai stato raccolto, diciamo, in un unico volume. Esiste una importante storia del Concilio scritta accurata dal professor Giuseppe Alberigo, oggi scomparso. Questa storia del Concilio è un'opera imponente, diciamo, in 5 volumi. Non ha, direi, le caratteristiche della mia storia, né per il suo orientamento e neanche per il modo con cui è scritta. A differenza, lei diceva, il suo pensiero è un pensiero in controtendenza, scrivono sul giornale Avvenire, ha commentato, non solo, anche sì. Il Foglio, mi pare. Sì. Non sono stati articoli, insomma... Ci sono...
ci sono stati... Come l'hanno presa, ecco? No, l'hanno presa, come l'ha presa in modo, diciamo, diverso. Avvenire l'ha presa con una certa preoccupazione, ecco. Con una certa preoccupazione per questo motivo, che il Papa Benedetto XVI ha raccomandato spesso di guardare soprattutto i testi del Concilio, così come sono i 16 documenti finali, diciamo, del Concilio, al di là di tentativi di strumentalizzazione che possono essere fatti in un senso o nell'altro. A questa posizione si contrappone quella della cosiddetta scuola di Bologna, che parla invece del Concilio soprattutto come un evento, indipendentemente quindi dai testi. Ecco, io ho voluto fare un'opera, diciamo, di storico, cioè non entro nel dibattito teologico sui testi del Concilio. Ma ci racconta dei fatti. Ma racconto dei fatti, quello che a me interessano sono i fatti, cioè quello che è successo. Da bravo giornalista, insomma, da storico anche. Sì, da storico, ma anche se vogliamo da giornalista, nel senso che lo storico in fondo è anche interprete, giornalista, perché entra nel cuore degli avvenimenti e cerca di ascoltare, soprattutto di vedere gli avvenimenti attraverso gli occhi dei protagonisti, e il Concilio II ha avuto grandi protagonisti e per 3 anni si è combattuta una vera e propria guerra di idee, diciamo, guerra dottrinale. Perché allora le hanno detto che il suo pensiero è in controtendenza? È in controtendenza perché appunto la storiografia, diciamo, ufficiale tende a presentare, diciamo, il Concilio come un evento assolutamente pacifico, cercando di rimuovere un po' questo aspetto, diciamo, di controversia che è esistito all'interno del Concilio, per concentrare l'attenzione soprattutto sui documenti finali. E sui documenti si discute tra, diciamo, progressisti e tradizionalisti. Ecco, io ho cercato di accantonare per un momento i documenti e di guardare invece i fatti storici, perché credo che questo sia l'elemento più interessante. È una storia anche avvincente quella dietro le quinte. Grazie Roberto De Mattei. Il suo libro, Il Concilio Vaticano II, una storia mai scritta, edito da Lindau. Grazie, buonasera.